Ciao, vediamo insieme come realizzare dei bordi creativi, quindi personalizzati, assolutamente unici, con Adobe Illustrator, ideale per realizzare delle cornici alle nostre grafiche o anche semplicemente per costruire degli elementi decorativi originali. Vediamo subito come. Una volta creato il nostro file vuoto, andiamo a selezionare dalla palette degli strumenti lo strumento linea. Costruiamo quindi l'elemento che verrà ripetuto nella nostra cornice e quindi nel nostro bordo. Dopo aver selezionato lo strumento linea, facciamo un clic nell'area di lavoro, andiamo a digitare quella che è la lunghezza di partenza, ovviamente modificabile, della linea e ovviamente la direzione, magari 0 gradi e 400 pixel di lunghezza, ed eccola qua. Dopodiché andiamo a selezionare e con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse la andiamo a duplicare e a portare in basso in questo modo. Chiaramente mentre la trasporto più in basso mi aiuto con le guide sensibili per mantenere centrato l'incolonnamento. Posso spostarmi sul menu visualizza e vedere se le guide sensibili sono state attivate, nel caso le attivo. A questo punto andiamo semplicemente a cliccare la combinazione di tasti CTRL o COMMAND D. In questo modo avremo fatto un duplicato dell'ultima copia ed ecco qua, ci troviamo quindi una situazione come questa. Andiamo ora a disegnare un elemento grafico al centro magari di queste tre linee. Potremmo per esempio utilizzare delle forme, anzi in questo caso è particolarmente consigliato in vista dell'effetto finale. Ci spostiamo quindi sulla palette degli strumenti, andiamo a selezionare ad esempio lo strumento rettangoli arrotondati, mi assicuro che il colore principale sia attivato e dal pannello campione lo vado ad associare, ecco qua, bianco, bordo nero e poi mi sposto verso il centro e vado a disegnare il mio rettangolo con gli angoli arrotondati. Una volta disegnato il mio primo rettangolo lo vado a duplicare, a clonare e lo vado a posizionare esattamente a fianco, quindi Alt più clic del mouse lo posiziono in modo allineato così e poi CTRL COMMAND D vado a generare due copie, anch'esse perfettamente allineate. Poi vado a selezionare tutti e quattro i rettangoli, li sposto in modo da farli coincidere con il centro, in questo caso determinato anche dall'incrocio con le tre linee, poi magari col tasto destro vado a raggrupparli e poi mi sposto sul menu effetto, altera, rigonfiamento ed ecco qua, potrei ottenere un effetto come questo, possibilmente più orientato in questo modo, e clicco su ok. Ora che cosa faccio? Seleziono tutta la struttura che ho creato, quindi l'intero elemento grafico, poi nel pannello dinamico che si trova nella parte alta vedremo come ci sono vari elementi che riguardano appunto l'allineamento e la definizione della traccia e quindi del bordo, a partire dallo spessore, alla modalità e infine a quello che può essere poi il pennello che noi utilizzeremo per definire e disegnare il bordo personalizzato. Ci spostiamo quindi alla fine di questo menu a tendina. Andiamo a cliccare su nuovo pennello, selezioniamo come tipologia di nuovo pennello un pennello pattern, ma potremmo chiaramente associare anche un altro tipo di pennello, questo però dipende sempre in base a quello che è l'utilizzo finale. Nel nostro caso un pennello pattern può andare più che bene. Se avessimo voluto per esempio associare questo pennello a un elemento calligrafico, quindi di scrittura a mano o simile a quello, avremmo selezionato pennello calligrafico, oppure pennello setole se avessimo voluto colorare un affresco digitale o un'illustrazione. Clicchiamo su ok, si aprirà il pannellino opzioni relativo a questo pennello che stiamo costruendo. Nella parte in alto andiamo subito a dare il nostro nome, lasciamo tutti gli altri parametri così di default. Chiaramente possiamo andare eventualmente a personalizzare la presenza e quindi il numero di questo che è il simbolo che abbiamo creato lungo il bordo, semplicemente andando ad associare tutti questi parametri che riguardano appunto la posizione dell'elemento grafico lungo il bordo. Lasciamo tutto così com'è di default, in questo caso lasciamo anche il colore principale che è il nero e clicchiamo su ok. Nella parte bassa del pannellino dedicato al pennello troveremo, eccolo qua, prova 1, il nostro bordo appena realizzato, che non è un bordo tracciato. Infatti andiamo ad associare ad una forma, ad una figura che potrebbe essere un cerchio ad esempio, quindi che cosa faccio? Lo vado a spostare al di fuori, vado a selezionare lo strumento ellisse dalla palette degli strumenti e con Shift più clic del mouse vado a disegnare un cerchio proporzionale, ecco qua. Poi posso eventualmente anche andare ad aumentare lo spessore della traccia. A questo punto, con il cerchio selezionato, mi sposto sul menu dove sono ospitati tutti i pennelli personalizzati che ho realizzato. Mi sposto su quello che ho realizzato adesso e faccio un clic. Ed ecco qua, automaticamente il bordo assumerà la forma, o meglio, le caratteristiche del pennello che noi abbiamo appena disegnato. Sarà quindi definito dal pennello. Ora, che cosa succede? Dato che questa figura con il bordo personalizzato non è stato ancora tracciato, io posso andare a modificare il numero degli elementi grafici che
corrono lungo il bordo semplicemente ridimensionando in eccesso un difetto, quindi facendolo diventare più grande o più piccolo la figura principale. Faccio un zoom all'indietro, mi sposto qui in uno degli angoli e lo vado a ridimensionare con shift più clic del mouse ed ecco qua, come vedete più lo ridimensiono e più il numero degli elementi grafici aumenteranno o diminuiranno a seconda del tipo di ridimensionamento che vado ad applicare. Facciamo finta che questo sia effettivamente il ridimensionamento che voglio, cioè il numero di elementi che percorrono il bordo è esattamente quello che voglio e quello che mi soddisfa. Vado ad annullare il colore principale, quindi mi sposto qui e vado ad annullare il bianco. A quel punto, con la figura selezionata, mi sposto sul menu oggetto, espandi aspetto ed ecco qua. Adesso posso andare anche a ridimensionarlo in difetto o in eccesso, avrò lo stesso numero di elementi grafici lungo tutto il bordo. Abbiamo simulato ad esempio in questo caso quella che potrebbe essere una corda con dei nodi. La stessa cosa naturalmente possiamo farla anche con tutte le forme personalizzate che vogliamo, che andranno quindi a popolare il bordo della nostra figura. Facciamo un altro esempio, faccio una copia di questo elemento, vado a cancellare questo e vado a disegnare ad esempio una stella con lo strumento stella. Segno una qui, poi la vado a copiare, la vado a ruotare in questo modo e la avvicino così in modo da dare una sorta di continuità. Le collego tutte e due e le sposto in modo da centrare rispetto alle tre linee. A questo punto vado a selezionare l'intera struttura, apro di nuovo il menu dei pennelli nella parte alta del pannello dinamico, vado a creare un nuovo pennello, associo al tipo di pannello un pannello pattern, do l'ok, anche qui do un nome. Do di nuovo l'ok ed eccolo qua comparire qui nella parte bassa. Si avvicina il mouse, si aprirà la didascalia del nome che ho appena associato. Prova 2. Ora cosa succede? Torno a disegnare una figura che potrebbe essere ad esempio un rettangolo con gli angoli arrotondati, come questo. Annullo il colore di riempimento, faccio in modo che ci sia solo il colore di traccia. Vado ad aumentare lo spessore del colore di traccia, dopodiché con il rettangolo selezionato apro il menu a tendina dove ci sono i pennelli e vado a selezionare, facendo un clic, l'ultimo pennello che ho appena creato. Ed ecco qua, il bordo viene generato e popolato dal pennello che abbiamo creato. Che cosa succede? Naturalmente vado ad ingrandire in modo proporzionale con shift più clic del mouse il rettangolo e vedremo come il bordo si popola di più elementi grafici, cioè questi vengono praticamente moltiplicati in base al ridimensionamento proporzionale. A questo punto posso anche andare ad aumentare lo spessore della traccia e vedrò che succede questo. Quindi succede esattamente la stessa cosa del ridimensionamento proporzionale in eccesso o in difetto. O ridimensiono semplicemente con shift più clic del mouse per aumentare il numero di elementi grafici lungo il bordo, oppure vado ad aumentare lo spessore della traccia. Una volta che sono soddisfatto, mi sposto sul menu oggetto, clicco su espandi aspetto ed ecco qua. A quel punto posso andare ad aumentare o diminuire lo spessore della traccia senza avere effetti di aumento o diminuzione del numero degli elementi grafici creati. Poi posso chiaramente andare a ridimensionare la mia figura in questo modo. A proposito di forme personalizzate, Adobe Illustrator ci mette a disposizione un'infinità di modi per creare e gestire forme complesse grazie agli innumerevoli strumenti altamente efficaci ed è per questo che ho raccolto una serie di tecniche molto utili e di accorgimenti pratici estremamente interessanti per realizzare delle forme complesse con Adobe Illustrator. Ciao, grazie e al prossimo video!